Salve a tutti ragazzi, qui è Snoke di Parna ed oggi per Republic of Alternative Gaming siamo tornati sulla nostra rubrica dell'angolo delle curiosità. Il giochino di cui vi parlo oggi è un nuovo free to play presente su Steam chiamato Gear Up. Il giochino in questione è una spettacolare anteprima perché sì, su Steam diventerà disponibile come free to play dal 28 gennaio 2015. È un gioco indie, free to play, multigiocatore e diciamo più o meno d'azione. Per darvi un'idea è come se fosse un loadout, ma invece di avere gli omini personalizzabili abbiamo i robottini di Robocraft. Senza doversi incasinare con tutta la personalizzazione nei dettagli, ma comprando semplicemente i pezzi che ci servono. Vogliamo un cannone diverso? Ce lo compriamo! E tutti i pezzi si sbloccano immediatamente, cioè non servono dei livelli del giocatore per riuscire a sbloccare pezzi più potenti, ma basta semplicemente giocare qualche partita, vincere, guadagnarsi delle monete di gioco e semplicemente comprare il pezzo che ci interessa. Da una lista ci possono essere armi primarie, armi secondarie, elementi che migliorano la struttura del nostro stesso veicolo, che può diventare addirittura un velivolo o più o meno un hovercraft o qualcosa del genere, può diventare una specie di octopus che può camminare su tutte le superfici, eccetera eccetera. Diciamo, la personalizzazione è molto ampia, specialmente per quanto riguarda i colori con i quali possiamo colorare ogni singolo elemento del nostro robottino. Inizialmente sarà un po' difficile perché entreremo in partite in cui magari il livello medio dei giocatori, che comunque viene indicato all'ingresso della partita, sarà un po' più alto del nostro e quindi inizieremo a prendere qualche mazzata. E soprattutto un piccolo problema che non mi piace tantissimo, ma che comunque può migliorare la giocabilità, è quella di poter creare delle stanze personalizzate. Creando delle stanze personalizzate è il giocatore stesso, cioè colui che crea la stanza, a dover ostare la partita. Quindi se ha una connessione a 7 mega, come le connessioni medie italiane, naturalmente non sarà bello giocare in 7 come se fossero nel computer di questo povero disgraziato. E quindi la partita sarà un po' a scatti. Però, come vedete dalle immagini, tutto sommato, mettendo tutto ad ultra, la qualità grafica è abbastanza decente, sia nelle mappe illuminate a giorno, sia nelle mappe invece notturne. Le modalità di gioco non sono tantissime, o perlomeno ho potuto osservare la modalità Deathmatch, la modalità Deathmatch a squadre, in cui i colori di personalizzazione del vostro robottino verranno sostituiti con il classico colore rosso per una squadra, blu per l'altra squadra, in modo da riconoscere nemici e alleati, e la modalità cattura la bandiera, che sfortunatamente non ho potuto provare più di tanto perché le stanze non erano abbastanza piene, però considerate, è una super anteprima, ve la sto portando adesso, cosa volete di più? Scaricatevela appena sarà disponibile. Come vedete, la personalizzazione grafica è molto concisa, abbiamo poche impostazioni però ben separate le une dalle altre. Potremo decidere cosa attivare e cosa disattivare, ovviamente considerate che è un gioco indie, una così grande personalizzazione si vede raramente. E un altro aspetto che mi è piaciuto molto è la personalizzazione audio. Possiamo praticamente settare ogni parametro come più ci interessa. Ed è una cosa molto importante per un giochino indie, specialmente se magari giocate senza cuffie, perché volete farvi una partita di un 10 minuti. A quel punto non volete sicuramente disturbare il resto di casa vostra con spy ed esplosioni dappertutto. E questo sicuramente aiuta e non poco. Altro aspetto incisivo per il gameplay
è la durata delle partite, molto brevi, molto rapide, frenetiche. Il tempo di respawn è dell'ordine dei 10 secondi, in cui i primi 5 secondi circa sono dettati da un piccolo, diciamo, replay della vostra morte, anche se in realtà non è un replay. Viene più che altro inquadrato il fortunato vincitore che si è accreditato la kill nei vostri confronti. E i restanti 5 secondi sono per farvi vedere un po' la mappa e farvi respawnare in un punto. La gestione dei respawn è fatta veramente bene perché le mappe al massimo possono contenere un numero di 16 giocatori e i punti di respawn sono tipo una ventina, quindi è impossibile che rinascendo due giocatori uno respawni di fronte all'altro e si uccida una vicenda. Sono strutturati veramente bene e per un giochino indie, ripeto, è veramente un gioco ben fatto. È creato bene, ha ottime personalizzazioni, sia per quanto riguarda l'aspetto della funzionalità della personalizzazione, cioè volete andare in giro con una minigun? Potete farlo. Volete andare in giro con un lanciarazzi, come faccio io? Potete farlo. Volete andare in giro con un cannone al plasma? Potete farlo. Volete avere i cingolati piuttosto che avere un octopus, piuttosto che volare o planare sulle superfici? Perfetto, potete fare tutto questo. Vi basta decidere il vostro stile di gioco. I parametri non sono molti per una personalizzazione, nel senso che avremo armatura, velocità di movimento e per le armi fondamentalmente il ratio di fuoco, il danno di ogni colpo, eventualmente il danno ad aria dei vari colpi, per esempio dei razzi piuttosto che, e per finire diciamo un'ipotetica gittata che ci permette di capire fino a quando i nostri danni saranno effettivi e non completamente random. La funzione di mira è attivabile solo per chi dovesse prendere il fucile, diciamo da cecchino, da dover posizionare sul proprio veicolo, per tutti gli altri c'è questa specie di mirino direttamente disegnato a schermo in cui possiamo più o meno avere un'idea della rosa di dove potrebbero finire i nostri colpi. Ovviamente ci sono armi più precise da vicino e armi più precise da lontano, ma questo come in tutti i giochi, e sta a noi semplicemente scoprirlo. Se dovessimo inoltre comprare un pezzo che poi non ci interessa, potremo rivenderlo per circa metà del valore in monete e poterci comprare magari altri pezzi, naturalmente un po' per provare o magari per favorire la personalizzazione dei vari giocatori, nel senso uno prova una partita, dice oh come mi trovo bene col lanciafiamme, e la partita dopo prende mazzate perché tutti sparano dalla distanza, e allora dice no caspita, rivendo il mio lanciafiamme e mi compro un bel fucile al plasma. Va benissimo, niente vi impedisce di farlo. E comunque ripeto, il giochino è un free to play, potete giocarci e smanettarci finché volete dal 28 gennaio 2015 anche su Steam. Qui da Snow è tutto, votate, commentate, mi raccomando iscrivetevi al canale di Republic of Alternative Gaming se non l'avete ancora fatto. In descrizione ci sono i link per il gruppo di Steam di Republic of Alternative Gaming, per il mio utente di Steam, Snowball19, per la pagina di Google Plus di Republic of Alternative Gaming e soprattutto per l'applicazione, o meglio l'estensione per browser di Republic of Alternative Gaming che vi permetterà di rimanere sempre aggiornati sugli ultimi video e le ultime news. Qui da Snow è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!